Io sono soddisfatto della prestazione perché credo che meglio di così era difficile fare. Abbiamo costruito tantissime occasioni da gol, ci è mancato un po' di cattiveria, un po' di cinismo là davanti, perché poi oltre alle occasioni nitide che abbiamo creato ce ne sono state anche altre mezze e mezze in cui la palla è rimasta là, palle che sono passate, hanno attraversato l'area, insomma, potevamo chiuderla in maniera diversa. D'altra parte abbiamo anche avuto un paio di situazioni in cui è stato bravo anche Silvestri, però credo che abbiamo concesso veramente poco. Avevo chiesto alla squadra intanto anche di non prendere gol, perché comunque era importante anche mantenere la porta intatta e abbiamo fatto una buona partita difensiva. Chiaramente, come ha detto lei, rimane il rammarico perché dopo una partita così, con tante occasioni e secondo me a tratti anche un gioco molto, molto piacevole, c'era da portarla a casa. Però abbiamo ancora 90 minuti, credo che se giochiamo così a Pescara ci riusciremo a vincere. Fiorillo su 3-4 interventi da lontano, anche quello di Emperer, che la palla gli è rimbalzata lì, è stato anche un pizzico fortunato. Insomma, abbiamo avuto situazioni sia da fuori che da dentro l'area. Ripeto, insomma, poi analizzare la prestazione e la partita in maniera diversa rispetto a come ha fatto lei è anche difficile perché poi è questa, insomma, una squadra che ha attaccato, ha fatto la partita, nonostante avesse 120 minuti nelle gambe della partita scorsa, ma che ha tenuto molto bene il campo fino alla fine. Ci è mancato forse negli ultimi 20 minuti un pizzico di precisione, ma era anche dovuto alla stanchezza, insomma, e quindi lì forse non siamo riusciti nel momento in cui anche loro erano un po' stanchi a piazzare il colpo decisivo. Alla fine potrebbero avere braccino corto, no? Come si dice in gergo tennistico, perché poi non è che possono gestire più di tanto, devono cercare di giocare la partita, perché se poi gestiscono lo 0-0 è pericoloso sotto l'aspetto dell'atteggiamento, quindi noi non avremo niente da perdere, dovremmo vincere la gara, abbiamo un solo risultato a disposizione e questo secondo me a livello mentale può essere un vantaggio e su questo aspetto dobbiamo sicuramente lavorarci.